Allora, vi dico solo che in settimana la maggior parte non registro quasi mai, almeno che ho voglia e dico ok, finisco alle 5 di lavorare, va bene, prendo, mi metto, registro dalle 5 e mezza in poi, che tanto posso e riesco, fino alle 9 così posso registrare. E l'unica cosa è che ci vuole la voglia e quando non c'ho voglia perché sono stanca, c'ho sonno, alla fine non lo faccio. È perché in settimana lavoro dalle 6 fino alle 5, cioè dalle 6 del mattino fino alle 5 del pomeriggio. Certe volte faccio dalle 6 alle 7 di sera, per cui ogni tanto anche 12 ore di lavoro me le sparo. E per cui in settimana sono praticamente KO, quasi morta. In inverno non lo so come andrà a finire e poi sabato farò mezza giornata, tutti i sabati faccio mezza giornata di lavoro, dalle 6 del mattino fino a mezzogiorno, certe volte fino all'una e poi vabbè pomeriggio, libero tutto il pomeriggio fino alla sera, solo che la maggior parte non c'è voglia di montare, registrare, voglio essere un po' libera e infatti quella voglia. La maggior parte la lascio per Instagram, ogni tanto faccio le storie, vi faccio vedere cosa faccio. Per cui se ancora non mi avete, non mi seguite su Instagram, seguitemi che lì faccio storie e foto che però qua su YouTube non li metto. E basta, queste cose qua. Per cui un video un po' chiacchierino su questa clip ci sta ogni tanto. E poi, boh, sinceramente non lo so cosa devo dirvi, non mi ricordo più. E poi, vabbè, sì, la domenica sono libera perché ho tutta la giornata libera, dato che la domenica non lavoro, solo che appunto sabato e domenica voglio godermela un po' di più, dato che in settimana lavorando non ho voglia di fare niente, tantomeno pulire la casa, eccetera. Allora me la sparo il sabato. Sabato pomeriggio inizio a pulire la casa, spararmela e poi dipende. Certe volte non lo faccio, lo faccio, che ne so, il venerdì quando finisco di lavorare alle 5 e mezza, così. Oppure c'è quella voglia che dici, vabbè, lo faccio, che ne so, la domenica per non farla sabato. Dipende poi se devo fare qualcosa, se devo uscire, se devo andare a trovare i miei, tutte queste cose qua. Comunque, a Ferragosto, dato che lavoro di sicuro mezza giornata, massimo fino a mezzogiorno, non sarò, non so cosa farò, non so neanche se registro qualche video. Perché ho in programma tanti video da registrare, ma ci vuole il tempo. Spero di farcela. E niente, poi, dato che molte persone mi avevano chiesto nuovi video, tipo outfit, oppure, sì, certi mi continuano a scassare, diciamo, perché vogliono la svuota, la spesa quasi, quasi una volta a settimana. Cioè, ma io la spesa la faccio una volta al mese, perché così almeno mi dura quelle 3 settimane, anche 4, perché quando io faccio tanta spesa mi dura molto, specialmente se metto le cose nel freezer, eccetera, mi dura molto. Non sono una che compra cose tipo già comprate, come tipo il ragù. Io il ragù lo faccio sempre a casa. All'inizio, quando ero dai miei a mangiare, prendevo, cioè i miei compravano sempre il barattolo già fatto e mettevo il pesto, il barattolo già praticamente nella pasta già fatto. Invece da quando sono qua a casa mia, che ho una casa mia, diciamo che faccio sempre io il ragù fatto in casa, cioè come avete visto nelle ricette e come piano piano vedete quello che faccio, sono tutte cose fatte da me e proprio casa, e per cui calcolate che i vasetti, quelle cose lì non le compro più perché non fanno bene e allora faccio tutto tutto a casa, per cui non è che vado a comprare cose, cioè preferisco comprare
quello che mi serve, quello che faccio io, così mi dura tanto e riesco a ricavare per un mesetto più o meno la spesa. Poi dipende, c'è ad esempio l'affettato che dura 3 giorni, se ho voglia ogni tanto lo prendo, infatti ogni tot di settimana lo prendo, dico vabbè, ok, lo compro, però non sempre, perché non sempre ho quella voglia che dico ok, voglio l'affettato, voglio il prosciutto, no, e queste cose qua. Per cui volevo solo parlare di questo, dato che molti mi chiedono: ma quando è il video spesa, svuota la spesa? E ho capito, l'ho appena fatto. Non è che ogni settimana, ogni 2 o 3 settimane devo sempre fare questo svuota la spesa. Per cui, cioè, anzi, in questo video ho fatto la mini spesa, per cui ogni tanto quando voglio vi faccio vedere cosa compro, e se sono 2 o 3 cose è inutile, o lo vedete su Instagram oppure non ve le faccio vedere, perché dopo un po' devo metterle nel frigo, devo far veloce che non si squagliano, eccetera, allora non faccio vedere niente. Però questo è 15 minuti anche fin troppo. Comunque niente. Continuo il vlog. Semmai ci vediamo nel prossimo, se boh, non lo so. Comunque niente. Diciamo che nelle settimane, almeno specialmente questo mese di agosto, se riesco faccio un video a settimana, se no massimo due. Però credo che la maggior parte sto facendo un video a settimana, perché l'ultimo vlog, no, l'ultimo video che ho messo sono già passate quasi, è già passata quasi una settimana. Ora che pubblico questo, sì, credo che passerà una settimana da quando ho pubblicato l'altro. Per cui calcolate più o meno una settimana video. E per il momento sto facendo il vlog, ma spero poi di fare altre cose, non solo vlog, perché i vlog li puoi fare solo quando fai qualcosa di bello e non sempre stai a casa a parlare, per cui almeno per me è così, perché sennò annoiano. E niente, comunque ho tante cose, diciamo belle, molte idee molto belle, e niente. Detto questo, ci vediamo dopo, perché non so, scusate, ma sembra che ho un raffreddore, ma non capisco il perché. Comunque, semmai ci vediamo dopo. La fontana, che annaffia il giardino. Piantina, lamponi che si sono un po' seccati, rosmarino e basilico, rosa bianca e rosa rossa, e lì ancora devo capire cosa mettere. Abbiamo messo le luci per il momento, una lì, una qui e una qui, che però si devono accendere. Poi ce n'è una lì e una lì. Telo nuovo perché l'altro si è rotto, e qua ancora dobbiamo mettere bene le piastrelle perché sennò cresce l'erba. Ancora stiamo lavorando e niente, ancora c'è tanto da fare qua. Sentirai ancora di più. Non ho ragione. Non ho sentito la mia. Ah,
appunto, già sentendola solo una, so già che viene a piovere. Ogni sabato è sempre così. Ho capito che non vuole che esco il sabato. Che me ne devo stare a casa. Però almeno da bere io lo voglio.